Salve a tutti e benvenuti alle notizie finanziarie del mercoledì. Rimanete con noi per ulteriori titoli relativi al mercato. iFinex, la società responsabile di Bitfinex Derivatives, ha annunciato il lancio di una nuova offerta di servizi disponibile per gli utenti prima dell'attesissima fusione di Ethereum. L'exchange ora offre token Ethereum Chain Split. Le case automobilistiche tedesche Volkswagen e Mercedes hanno firmato un memorandum d'intesa con il governo canadese per collaborare allo sviluppo delle batterie. Gli accordi sono stati firmati durante una visita di 2 giorni del cancelliere tedesco Olaf Scholz in Canada. Il petrolio è aumentato di $1 al barile quando l'offerta ridotta è tornata al centro dell'attenzione a causa del fatto che l'Arabia Saudita ha lanciato l'idea di tagli di produzione OPEC per sostenere i prezzi e la prospettiva di un calo nelle scorte di greggio statunitensi. L'ultima sessione ha visto la sterlina britannica salire dello 0,4% contro il dollaro americano. Il ROC sta dando un segnale buy, andando contro la nostra analisi tecnica generale. L'euro ha avuto un leggero aumento dello 0,2% rispetto al dollaro americano nell'ultima sessione. Il ROC sta dando un segnale buy, andando contro la nostra analisi tecnica generale. L'ultima sessione ha visto il dollaro australiano salire dello 0,7% contro il dollaro americano. Il MACD sta dando un segnale sell. Il dollaro americano è sceso dello 0,5% contro lo yen giapponese nell'ultima sessione. Lo stocastico RSI indica un mercato overbought. Gli ordini di beni durevoli degli Stati Uniti saranno rilasciati alle 12.30. Gli ordini per beni capitali, esclusa la difesa, degli Stati Uniti alle 12.30. L'MBA Mortgage Applications degli Stati Uniti alle 11. La 10-year bond auction della Germania sarà rilasciata alle 9.30. Gli investimenti in obbligazioni estere del Giappone alle 23.50. I foreign investment in Japanese stocks del Giappone alle 23.50. Ci auguriamo che abbiate apprezzato le prospettive di mercato del mercoledì. Ognuno di noi qui presente si auspica che il giorno di negoziazione sia per voi produttivo. Vi ricordiamo di unirvi a noi domattina per gli eventi e le notizie più recenti relativi ai mercati finanziari.